Buonasera a tutti, buonasera a Vai, vai. tutti. Allora, Buonasera. Buonasera. vogliamo aspettare ancora un paio di Bene. minuti o Buonasera. cominciamo? Io direi, Paolo, che possiamo anche partire. Punto. Partiamo? Allora, facciamo la Allora, io presentazione. parlo di... Allora, siccome siamo già parlati un po' io e Paolo per questa intervista che lui farà per farvi conoscere anche, diciamo, i nuovi tratti, cos'è il progetto, di cosa tratta, a quale scopo si prefigge arrivare, insomma, quindi notizie generali, vedremo. Insomma, andiamo un po' a ruota libera, no? Sì, Per cui andremo. Paolo farà delle introduzioni, mi farà delle domande e successivamente, se qualcuno di voi vuole intervenire e quindi vuole, diciamo, qualcosa che stiamo spiegando non è chiaro, stiamo dicendo non è chiaro, abbiamo piacere magari se ponete anche voi le vostre domande, i vostri dubbi su quello che si va dicendo, su come si sta spiegando la cosa. Allora, io faccio una premessa generale ora, no? Il progetto non è molto che è partito, ma ha richiesto 4 anni di duro lavoro con professionisti dedicati per ogni settore, soprattutto professionisti informatici. Abbiamo creato questa Aspetta, piattaforma. aspetta, aspetta, Pierangelo, sei partito già in quarta, fermati. Vai. Frena la mula, per favore. Intanto, presentiamoci prima per chi non ci conosce, perché molta gente non ci conosce. Magari qui qualcuno di quelli che c'è qui, magari conosce me, non conosce te, oppure conoscono te, non conoscono me, oppure chi ascolterà poi in seguito o vedrà in seguito il video, sarà bene fare qualche presentazione. Allora, io sono Paolo Ciricola e sono il presidente e fondatore della Scuola di Respiro da molti anni ormai. Mi occupo del respiro da 35 anni o forse anche qualcosa in più, che ormai gli anni passano, non mi ricordo più, e sono arrivato alla conoscenza, alla scoperta, alla riscoperta, perché questa non è che è una cosa che ho inventato io, ma è qualcosa che ci ha pensato la natura in tanti anni, a quello che si chiama respiro originario, cioè quello che abbiamo nel DNA che dovremmo fare fin dalla nascita, ma che purtroppo non facciamo proprio dalla nascita per il modo in cui veniamo trattati alla nascita. Questo, insomma, per dire brevemente chi sono io. Se volete andare a curiosare, scuoladirespiro.org oppure paolocericola.it e trovate i miei riferimenti. Oppure se andate anche su YouTube trovate tutto quello che sono i video in proposito. Invece, chi è Pierangelo Spazzoli? Come nasce Pierangelo Spazzoli? Chi è? Che, da dove vieni? Che te sei inventato praticamente? Grande Spazzoli nasce in un paesino di mare, Fantastico, già quello. provincia di Ravenna, Che e quindi coincidenza, sono nato anche al mare anch'io. Sono nato a va Termoli, bene, Termoli, nel Molise, quindi stiamo sulla stessa costa, un po' più giù. è vero, un po' più giù. E niente, sono io, sono da anni che mi occupo, ho avuto dei trascorsi passati in cui ho fatto parecchie, diciamo, attività, parecchio lavoro, ho lavorato per aziende anche abbastanza importanti, dove sviluppavo contabilità generale, sviluppavo bilanci consolidati, quindi ho fatto un'esperienza come contabile, diciamo, in passato. Poi mi sono specializzato nel ruolo di economista, quindi ho cominciato a studiare la materia dell'emissione monetaria, macroeconomia, e quindi ho cominciato a sviluppare tutte le problematiche che sono state create per portare poi il sistema economico a quello che è. Quindi approfondimenti su tutti i livelli, ho avuto diversi contatti in passato che mi hanno aiutato a capire il perché si è creata questa situazione debitoria insostenibile che oggi praticamente vediamo ai massimi livelli, quindi era già tutto preventivato perché i meccanismi erano stati creati proprio per arrivare al punto in cui siamo. E al contrario, diciamo, di molti altri miei colleghi economisti con cui ho continuamente contatti, non dico giornalieri, ma sono contatti periodici, con un gruppo di persone si è cominciato a sviluppare quello che è un progetto alternativo, cioè nel senso dare una soluzione alternativa a quelle che sono le problematiche, Chiedo scusa un soprattutto attimo, perché... Pierangelo, scusami un attimo. Dimmi. Chiedo per cortesia a tutti gli ascoltatori di chiudere il microfono. Sento dei ritorni che poi doppiano la voce di Pierangelo. Potete spegnere il microfono cortesemente. Poi se volete fare domande, riaccendete il microfono e parlate per cortesia. Grazie. Perfetto. E niente, quindi con un gruppo di persone abbiamo avuto tantissime collaborazioni.
Sono da più di 4 anni, come dicevo prima, che ci siamo attivati per creare le condizioni e dare una strada alternativa alle persone, alle imprese, alle famiglie, insomma, e a quant'altro, per cercare di cavalcare una strada diversa, che non fosse quella unica strada che il sistema ci ha messo davanti agli occhi. Quindi nel corso della puntata cercheremo un attimino di spiegare come siamo organizzati, come siamo partiti e gli scopi, diciamo, lo scopo finale a cui vogliamo arrivare. Beh, Tanto premetto, come ha fatto Paolo prima, scusa Paolo, sì. diciamo, i riferimenti dell'attività di Paolo ve li ha già elencati lui, per qualsiasi informazione aggiuntiva a quello che si dirà oggi, abbiamo creato un sito che si chiama www.proitaly.org, nel quale ci sono tantissime informazioni, non solo, diciamo, di carattere teorico, ma anche informazioni pratiche su come poi vedere a fondo i meccanismi del sistema che stiamo creando. Vai Benissimo, Paolo. fantastico. Mi era venuta una domanda, ma già mi è sfuggita, porca miseria. No, in merito a... diavolo, non me la sono segnata, ho fatto un errore. Mi si è impallato il No, cervello, ragazzi. posso, Sì, vai. sì, posso aggiungere una cosa, Paolo? Sì, è chiaro che nel corso dello sviluppo, come dicevo, ci sono voluto del tempo, quindi anche l'appoggio di professionisti, insomma, abbastanza quotati, soprattutto a livello informatico. E di tutto, questo ci teniamo sempre a ribadirlo, è stato finanziato attraverso la stesura di un libro, che è La vera economia dei diritti umani che Vero. cambia il mondo, e attraverso questo libro l'abbiamo pubblicato sul sito in versione ebook e abbiamo raccolto i fondi poi per finanziare tutto il lavoro della piattaforma, che è stato un costo anche abbastanza importante. Quindi diciamo che tutto questo è nato con l'aiuto di tantissime persone che hanno creduto fin da subito sul progetto che stavamo sviluppando. Quindi continuo sempre a ringraziarli pubblicamente. Oggi il libro in questione di cui vi ho accennato, sempre sul sito www.proitaly.org, è disponibile gratuitamente per tutti, cioè si può scaricare in formato PDF, perché il libro ha già fatto quello che doveva fare, quindi ha finanziato lo strumento con cui poi ci siamo presentati con il circuito, e quindi oggi lo abbiamo messo proprio a disposizione di tutti per la lettura. È vero, io ho comprato il libro molti anni fa, adesso non mi ricordo quando è uscito, appena uscito, era uscito da poco. L'ho Saranno comprato, passati 4 anni, 4 anni e mezzo. e mi è piaciuto molto e non vedevo l'ora che questo sistema fosse in itinere, già all'opera in realtà. Poi dopo, vabbè, ci siamo incrociati per qualche altro motivo, ma non se n'è fatto nulla fino a che non è rispuntato prepotente adesso in questo preciso momento. La cosa che tu accennavi e la domanda che volevo fare prima, che tu hai accennato per il fatto che ci troviamo in questa situazione economica difficilissima, ma è sempre stata così, da quello che per quello che mi riguarda, e a questo ci sono arrivato inizialmente molti 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 anni fa, quando avevo 20 anni, e ho deciso un giorno di leggere la Bibbia, questo famoso libro che tutti conoscono ma che nessuno ha letto, come dice qualcun altro. Dice, non so se conoscete Mauro Biglino, adesso faccio il nome, magari mi rovino anche la puntata, ma che è stato il traduttore ufficiale delle Edizioni Paoline per 16 anni, ha tradotto 16 volumi, e però dice praticamente anche nella Bibbia c'è scritto che se tu presti i soldi diventi il padrone di quello a cui hai prestato i soldi. E mi sembra che nel mondo il sistema sia questo. Correggimi se sbaglio. Allora Paolo, ti posso anche dire nel capitolo Deuteronomio, si chiama una cosa così, Sì, ho non ti so dire capito. il passo esatto, però vabbè, questo poi anche se uno si legge il Talmud, che diciamo è la religione ebraica, quella non buona, quella dominante, quella del dominio, quella dei massoni, è chiaro che lì ci sono delle indicazioni molto 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 particolari su quello che oggi hanno messo in pratica a livello mondiale. Esattamente. Quindi, cioè, partiamo dal presupposto che ci sono dei signori in questo mondo che hanno l'obiettivo di schiavizzare l'umanità intera. Io lo dico senza mezzi termini, perché ormai praticamente quello che vediamo nei fatti è proprio sotto gli occhi di tutti. E
loro sono gli unici che hanno il potere di creare moneta. Quindi sono gli unici che sono arrogati questo potere di creare moneta, un potere che una volta era a facoltà degli stati, emettere, ma siccome noi siamo lo Stato, se lo Stato emette la sua moneta, la emette per il nome e per conto del suo popolo. Nel momento in cui questi signori hanno cominciato a stampare moneta e hanno cominciato a infiltrare gli stati, diciamo, dei loro personaggi, quindi è venuto il fatto eclatante, c'è stato il divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. Cosa significa? Significa che lo Stato ha smesso di stampare moneta per nome in conto del popolo ed è andato a prenderla dal sistema finanziario globale bancario, cioè, oggi si chiama BCE, che non è altro che una centralizzazione del potere. E quindi facendo questo tipo di operazione, lo Stato, che prima non aveva debiti con nessuno all'atto dell'emissione monetaria, oggi ha dei debiti con soggetti terzi privati, ricordiamo tutti che la BCE è un istituto privato, e quindi questo meccanismo ha creato un debito che oggi poi ne paghiamo le conseguenze attraverso una tassazione che è diventata insostenibile a fronte di servizi che non esistono più. Okay. Io vi ho fatto un riassunto molto veloce, molto semplicistico della storia del debito. Grazie. Quindi, l'unico modo per uscirne, Paolo, da questo circolo vizioso è che, siccome il sistema ha creato questo per arrivare al risultato che loro vogliono arrivare, quindi già si parla di grande reset, già si parla di questa comunicazione, noi come persone, come popolo, come vera identità sovrana di una nazione, perché popolo è sovrano, lo dice anche l'articolo 1 della Costituzione, dobbiamo prendere in mano la situazione, tutti uniti, quindi unirci, cosa che diciamo, nella storia non è mai successo, perché chi domina, diciamo, al vertice sono perfettamente uniti per un obiettivo comune. Noi che siamo la maggioranza assoluta come popolo, non abbiamo mai, abbiamo sempre delegato per fare cose e non ci siamo mai uniti in soluzione, nel praticare soluzioni alternative. Certo. Di sistema. Si è mai visto le pecore governare? Come? Si è mai visto le pecore governare? No, purtroppo no. Pierangelo, ti abbiamo perso di nuovo in video. Lo so, mi sono accorto che mi è saltato, perché non so perché ogni tanto mi salta. E qua mi chiede, attiva la fotocamera. Io tra l'altro perdo anche voi. Io gli altri li vedo, almeno quelli che sono collegati col video, no. Li vedo. Io perdo tutti i video e non riesco più a attivare il mio, non so perché. Non vorrei che sia il problema tuo, Pierangelo. Sì, ma probabilmente mi va via un attimo. Aspetta che vediamo adesso. Vediamo se non va. L'unica cosa mi sa che devo uscire un attimo ad entrare al ruolo. Riprova, dai. Ok. Perché non lo so fare. E non so perché. Allora, proviamo. Il bello della diretta. Della moneta, Paolo, ricordo che abbiamo un omicidio di Stato, che Aldo Moro allora provò a fare una moneta di Stato, la famosa 500 lire, e il sistema lo ha liquidato. Eh già. Il fatto è che se uno ci prova, quella è la fine che fa. Se ci provano in tanti, quanti riescono ad ammazzare? Qualcuno lo ammazzano, ma tutti? Sarà difficile, no? Prima o poi ce la faremo, in altro modo. Sicuramente. Ciao Veronica, ti vediamo. Tutto dipende da noi. Sì, sempre dipende sempre da noi. Io sono rientrato, ma continuo a non vedere. No, non ti vediamo. Continuo a non riuscire ad attivare la... Va bene, andiamo avanti così, dai, su, pazienza. Dunque, siamo arrivati al sistema bancario, insomma, che dobbiamo cambiare. Sì, esatto. Però, la domanda che volevo farti io adesso, io sono un bambino, come me la spieghi questa cosa? Perché io voglio farla capire, non tanto a noi adulti, a me che sono un ragazzino, sì, vabbè, ormai ho 20 anni per gamba,
compreso la terza. Guarda Paolo, allora intanto sì, non ho capito la Però tua domanda intendevo, no, no, perché... intendevo nel senso che spero che anche la nuova generazione, quella che sta arrivando, dei ragazzi, ma anche dei bambini in futuro, possa capire questo concetto. Se noi riusciamo a fare qualcosa, sarà qualcosa di meraviglioso per noi, per il nostro cuore, ma soprattutto per quelli che staranno a venire poi. Vabbè, siamo qui per questo, Paolo. Come dicevo prima, dobbiamo veramente attivarci e siamo già in forte ritardo perché se non riusciamo a salvare il salvabile, diciamo, dobbiamo veramente agire in fretta, tutti uniti, consapevoli che quello che verrà è sempre peso, perché è una curva discendente senza fine. Per spiegarlo in modo semplice, guarda. Dato che siamo consapevoli che l'argomento, soprattutto monetario, finanziario, tutto quello che ti gira attorno, non è un argomento semplicissimo per i più, ma non è semplice nemmeno per chi ha anche determinate preparazioni, perché hanno studiato veramente dei meccanismi estremamente complicati, estremamente, diciamo, difficili anche da approfondire, proprio, andare proprio a fondo su quello su come hanno progettato il tutto. Che sicuramente molte persone si scoraggiano e trovano delle enormi difficoltà a dover comprendere diciamo, tutto questo, questo fa parlare di meccanismi, si parla di spread, quantitative easing, tutte parole strane, che hanno bisogno di un determinato approfondimento. Però se proprio se la cosa si vuole riassumere Sì, in... Ci sei Paolo? Perché non ti ho purtroppo... riassumiamo. T'ho detto, No, deve capirlo un vedo sì, bambino. no, esatto, si vuole proprio riassumere, semplicisticamente, diciamo, senza diciamo, andare a approfondire i singoli argomenti, il singolo meccanismo che ha portato a questo, a quello, a quell'altro, a volte sentite anche alcuni economisti che parlano, fanno dei discorsi molto complessi, che sono difficile anche comprendere cosa stanno dicendo, no? Però è molto semplice, cioè una volta... persone che venivano sfruttate dai nobili, dai sovrani, da quant'altro, andava all'esattore delle tasse, passava, portava via una parte di quello che loro producevano e finiva lì, non c'erano tutte queste complessità, queste cose, eccetera. Poi tanti popoli venivano ridotti un po' alla fame, si ribellavano, scoppiavano piccole grandi rivoluzioni e comunque diciamo che lo sfruttamento era ben visibile, ben chiaro, ben Sì. insomma, quantificabile, ecco, quindi non c'era una grossa problematica a capire che c'era un sovrano che si stava approfittando con dei sudditi per metterli, diciamo, per portare via poi le ricchezze. Quindi lo scopo è sempre quello: arricchirsi sullo spalle degli altri, portare via ricchezza reale da una parte e metterla nelle casse di chi poi è lo sfruttatore, no? Quindi questo Ok. concetto non è cambiato nel corso del tempo, solo che sono cambiati, sono sofisticati i meccanismi. Ma se io dovessi riassumere quello che oggi sta accadendo, è esattamente la stessa cosa, cioè un furto reale, cioè un furto proprio ben congegnato che porta via ricchezza dall'economia reale, quindi da chi lavora, da chi produce, da chi fa, che va sempre a finire nelle casse, in questo caso della finanza internazionale, dei banchieri e quant'altro. Quindi loro così si sono creati, come spiegavo prima, si sono creati questo debito, ma questo debito loro, questa è la grande differenza. Cioè non è che quando loro prestano agli stati, prestano della moneta che loro si sono guadagnati. Loro creano dal nulla questa moneta e la prestano. Quindi nel momento in cui fanno l'accordo con lo Stato, l'accordo, insomma, l'accordo, il crimine, nel momento in cui realizzano questo crimine con la compiacenza degli stati, automaticamente succede che da una parte si crea un credito e i creditori sono i banchieri, da una parte si crea il debito e il debitore è lo Stato. Ma dato che lo Stato siamo noi, lo Stato usa noi, quindi il popolo, usa il popolo a garanzia di questo debito. Quindi io faccio sempre la domanda, no? La domanda principale che faccio a tutti quando introduco questo discorso, questo tipo di meccanismo, chiedo sempre, ma chi è? A garanzia del debito, falso debito, attenzione, perché il debito che lo Stato non avrebbe se rimettesse in moto la zecca di Stato e ricominciasse a far fare la moneta per noi. Quindi chi è a garanzia? È il popolo. Quindi Certo. quando uno mi risponde il popolo, certo è il popolo, ma e poi dopo faccio la seconda domanda,
Quindi se il popolo è garanzia, come avviene questo scambio, diciamo, scambio di ricchezza dalla ricchezza reale fino nelle tasche dei banchieri? Come avviene? L'unico modo che ha lo Stato per far avvenire questo è attraverso la tassazione. Quindi aumentando di continuo le tasse, vincoli, bolli, e questo, cioè, ne hanno studiate di tutti i colori, sono sufficienti per portarci via del denaro che noi produciamo dalla nostra economia. Quindi a un certo punto ci troviamo oggi in una situazione in cui abbiamo un'impresa a un 70% di tassazione sul proprio lavoro, sul loro guadagno, e quindi è un socio al 70%, a fronte di servizi che sono inesistenti, perché ormai lo Stato sta privatizzando anche tutti i servizi che ha o quei pochi che ci sono. E non solo, ormai se tu chiedi un servizio allo Stato, pure te lo devi pagare. Quindi le Certo. tasse servono solo a espropriare la ricchezza. Sì. Quindi è un punto tremendo, è un punto tremendo. Se oggi noi ci guardiamo in giro, praticamente non abbiamo più, a fronte, una volta, io mi ricordo, quando le città lavoravano, pagavano un 20-30%, che era una quota equa, giusta, magari poteva anche servire veramente a finanziare i servizi. Oggi con il 70% non si finanziano neanche i servizi. Quindi sta Esatto. venendo proprio un punto reale. Un punto E reale. Questo ti dico, Paolo, a livello di debito pubblico. Il debito pubblico oggi è calcolato circa 40.000 euro pro capite, quindi sì, ognuno di noi ha sulla testa 40.000 euro di debito. appena nato c'hai già 40.000 euro di debito, quindi interessante questa Esattamente. cosa qui. Allora, come la cambiamo questa cosa? Cosa è successo con questo Gaia? Cosa si è concepito con il Gaia, con questo progetto Pro Italy? Come funziona attualmente? Come Allora. funzionerebbe? Allora, visto che lo slogan è quello di denaro a credito invece che a debito per l'essere umano, creato dall'essere umano per l'essere umano e non per le multinazionali, come funziona? Come la cambiamo questa Infatti hai realtà? parlato, Paolo, bravo, hai parlato proprio di multinazionali, perché il primo problema che abbiamo è quello di un debito che non dovrebbe esistere. Il secondo problema che derivante dal primo, come ho detto prima, è la tassazione insostenibile che si è creata. Il terzo problema è la concorrenza delle multinazionali. Come molti già sanno o sapranno, succede che, ad esempio, faccio solo un esempio per tutti, ma è così per tutte le multinazionali. Se un'attività di cinesi apre in Italia, stanno dando 5 anni di totale esenzione tasse. Sì. Quindi questo vuol dire che vuole distruggere la nostra economia. Cioè, è un chiaro proprio segnale, più chiaro di così si muore. E tu vuoi distruggere la nostra economia per far entrare economie sovranazionali, che poi sappiamo che l'indotto economico cinese fa parte poi della grande bella compagnia di loro signori, no? Quindi da quel lato lì sono tutti d'accordo. Quindi come si può fare? Si può fare invertendo questa tendenza, ma siamo noi a doverlo fare. Siamo noi come persone, come popolo, le nostre imprese, noi che siamo anche consumatori, dobbiamo, diciamo, riadeguarci a comprare i prodotti italiani, ma abbiamo delle grosse problematiche in questo senso. E col diciamo, nostro circuito che noi abbiamo creato, intendiamo proprio risolvere tutte queste tre problematiche principali in un colpo solo. Però è chiaro che, ragionandoci sopra, tu non puoi passare da un sistema che è già, diciamo, praticato da tutti al momento, no? Che è un Sì. sistema capitalistico, a un sistema, diciamo, un nuovo sistema di fare economia solidale, e quindi devi farlo assolutamente in un modo graduale. Quindi l'importante è partire. Una volta che si parte, che si crea rete, ci sono persone all'interno, è chiaro che poi questa gradualità aumenta. Cosa vuol dire gradualità? Vuol dire che abbiamo impostato il sistema noi. Il sistema di Pro Italy è impostato per diciamo, accettare pagamenti in percentuale in una moneta complementare che è il GAIAX, quella che abbiamo creato Sì. all'interno del circuito. Questo GAIAX come viene generato? Viene generato esattamente come lo genera la BCE, però qual è la differenza mastodontica rispetto all'emissione della BCE? Che viene generato e accreditato sui conti correnti degli aderenti al circuito in maniera totalmente gratuita e senza nessuna posizione debitoria. Il GAIAX, una volta che è nel conto corrente dell'aderente che si iscrive al circuito, è di sua proprietà.
perché il concetto fondamentale è la proprietà della moneta. Di chi ha la proprietà e di chi ce l'ha sul conto corrente. E questo cosa vuol dire? Ok. Vuol dire che Sì, vai. ti sentivo qua? Sì, Sì, stavo per vuol farti la dire domanda. che dimmi. Vai. No, dicevo che quindi cosa significa? Significa che all'euro che è circolante, che è sempre più scarso, perché lo tengono scarso proprio perché lo emettono a debito e lo tengono sempre in scarsità, in modo che noi siamo sempre bisognosi di moneta. Quindi l'M1 in circolazione, vuol dire che poi sui conti correnti sono sempre, diciamo, minore, sempre in calo, in una curva discendente anche lì. Noi andiamo ad inserire all'interno della società uno strumento di scambio alternativo, chiamiamolo moneta alternativa, chiamata come volete, non lo chiamiamo strumento di scambio perché giuridicamente non sarebbe corretto chiamarlo moneta, anche se oggi l'abbiamo ufficializzato di GAIAX Ecco. da un, diciamo, come proprio moneta complementare indipendente internazionale. Quindi lo emettiamo e quindi si aggiunge all'euro già in circolazione, si aggiunge questo GAIAX. Questo GAIAX regalato sui conti correnti degli aderenti, viene accettato in percentuale dalle imprese. Cosa vuol dire? Per spiegare questo faccio l'esempio di quelle classiche convenzioni che voi conoscete bene, no? Che conoscono, tipo in certi settori ci sono delle società che si sono occupate di fare delle convenzioni con le attività. Per esempio, nell'attività della ristorazione c'è il Groupon, insomma, quel Groupon, chi è Certo. associato a Groupon, a parte pagare anche le spese, quello che anche le attività li pagano parecchio, hanno praticamente degli sconti presso le attività convenzionate. Ci sono due problematiche. Intanto l'impresa che è affiliata a Groupon, sì, può fidelizzare la clientela, può fare clientele in più che forse non avrebbe, però c'è il problema che una volta fatto lo sconto, diciamo, della convenzione che è stata stipulata, quello sconto viene perso. Con GAIAX Certo. no. Io sono aderente al circuito Pro Italy. Succede che faccio aderisco al circuito come impresa, è vero, faccio il mio sconto ai clienti che partono dal 20% in su, però quella parte che io ho scontato la vado ad accettare in GAIAX. Il cliente, dicevo prima, omaggio. Quindi il cliente risparmia veramente, quindi è un Quindi risparmio reale quello che stiamo facendo facendo un sul esempio cliente. concreto, che vuol dire? Vado, che ne so, Dal al ristorante, ristorante, ok. sperando che poi si aprono tutti, no? Sì, Faccio giusto per fare ok. dei conti, sì. Per noi due spendiamo 40 euro. Sì. Il ristorante accetta il 20% in GAIAX, quindi avrà la vetrofania fuori dal suo locale, chi è aderente al circuito può venire per mi trovo, a Bari vado a vedere i ristoranti convenzionati e circuiti, mi arrivo tutte le lettere, decido di andare a mangiare in uno di quei ristoranti, so che è convenzionato, e alla fine io pago. Con il 20% di sconto faccio 32 euro, quindi io ho 32 euro, Sì. gli Esatto. faccio la transazione di 32 euro e gli do 8 GAIAX. Ma siccome i GAIAX sono ricevuti gratuitamente, io ho risparmiato effettivamente 8 euro, giusto? Esatto. Quindi il consumatore, dal lato del consumatore si capisce benissimo il vantaggio che si ha a stare dentro il circuito. Dal lato dell'impresa, l'impresa avrà 32 euro incassati nel suo conto euro, normale, soltanto quello che è. E avrà, oppure i contanti, il che c'è, se lo fanno fare, e avrà nel conto GAIAX 8 GAIAX che il cliente le ha pagato. Poi dopo ci Certo. sono i modi di pagamenti che spieghiamo tutti i giovedì, che sono modi molto semplici per fare queste transazioni. Quindi il conto GAIAX è come un conto corrente bancario, solo che è in GAIAX, è uno strumento a credito. E quindi E a però quel punto lì. l'azienda a questo punto ha un vantaggio, nel senso che pagherebbe meno tasse e i GAIAC se non sono tassabili. C'ha una marea di vantaggi, perché, allora, primo, come dici tu Paolo, il GAIAX incassato non è imponibile fiscale, quindi già da lì si svincolano lentamente, partono con un 20, ma cominciano a svincolarsi da questa tassazione insostenibile. Certo. Primo passo. Secondo, il GAIAX incassato se lo vanno a spendere all'interno del circuito, quindi cercheranno di coinvolgere i loro fornitori, cercheranno di coinvolgere i loro clienti, e altre persone e anche i loro clienti che vengono a mangiare nel locale. Quindi tutto un indotto che si crea con questa percentuale e man mano che il circuito si espande e il ristorante capisce, ma io sono nel fatto l'esempio del ristorante, ma qualsiasi attività capisce che più ha possibilità di spendere una percentuale di alta di GAIAX, quindi se comincia a entrare gli artigiani, i
il muratore, gli informatici, insomma tutti quelli che fanno servizi e altre attività commerciali fanno settori, è Sì. chiaro che tutti, sia il consumatore sia anche le attività stesse, hanno più possibilità di spendere per più gas. Quindi cosa succede? Un meccanismo automatico. Ne accetteranno sempre di più, aumenteranno le percentuali di accettazione, Quindi perché si tutti arriverà al capiscono che sono 50%, dei si servizi. arriverà all'80%, al 100% di Gaiax praticamente. Quindi smantelliamo Esatto. completamente Quindi, l'euro. infatti prima all'inizio ho detto ci vuole una riconversione graduale. La gradualità è proprio questa, cioè diciamo piano piano, un po' alla volta, si va a sostituire. Io penso che chi ha studiato un po', chi ha capito il sistema monetario, rimanere nell'euro è stato un suicidio totale proprio per il discorso che dicevo prima. Quindi io lo però gradualmente, perché io non possiamo dire un'attività entra nel circuito e comincia ad accettare l'80%. Finché non cedete non può spenderla, quindi rimettiamo in ginocchio ancora di più di quello che non sono oggi. Quindi dobbiamo essere consapevoli che bisogna fare una cosa portata da un 20% in su. Piano piano, poi il meccanismo è studiato perché proprio le percentuali di gas aumentano. Si arriverà a un punto che, e non solo, c'è cioè il terzo, la terza problematica che dicevo prima, che mi ha parlato, il debito è risolto, le tasse sono risolte, il problema delle tasse viene risolto, il terzo problema è quello delle multinazionali. Quindi noi cosa abbiamo deciso con questo circuito? Abbiamo deciso proprio la priorità, perché infatti si chiama Pro Italy, anche il nome che ha è proprio specifico per questo, per spiegare questo, abbiamo deciso che le attività che entrano nel circuito sono attività made in Italy. Quindi entrano Certo. produttori italiani. La multinazionale cinese e le altre multinazionali che stanno vendendo il prodotto in tutti i supermercati d'Italia, queste sono escluse dal discorso di Pro Però, ok, la Italy. multinazionale, scusami Pierangelo, la multinazionale, ok, però faccio l'esempio di Roma o di Milano o di altre città dove è pieno di negozi cinesi. Sì. Se anche loro cominciano ad accettare i Gaiax, No, perché non entrano. in che senso non entrano? Noi abbiamo fissato questo parametro fin da quando siamo partiti, cioè nel senso che la multinazionale cinese che produce made in Cina non entra, entra il made in Italy. Sì, Cioè ok. noi dobbiamo agganciare No, ho capito questi questo, discorsi. però se c'è il negozietto cinese che vuole fare una cosa del genere, che vuole accettare i Gaiax, che vuole entrare nel circuito, non la multinazionale, ma il negozietto cinese, entra lo stesso o viene rifiutato? Io sono, a prescindere sono per rifiutarlo in toto, perché questi vengono fatti le scarpe, Paolo. Quello l'ho Perché capito, quello io se, certo. no, nel senso, è proprio una questione di etica. Se io faccio entrare, io devo rilanciare il nostro prodotto Made in Italy, per cui, a parte che i cinesi hanno molto prodotto che producono loro, Made in China, no? Sì. Quindi loro, quindi Made in China. Noi dobbiamo rilanciare proprio il Made in Italy. Quindi dobbiamo far lavorare il nostro produttore. Se il negozio cinese, noi lo facciamo entrare in una piattaforma Gaiax e diciamo, è venuto in Italia per farci le scarpe a noi, noi invece no, facciamo un percorso contrario, cioè noi Ok. dobbiamo cercare di far lavorare le nostre imprese, Sì. cioè i produttori italiani. E qui se i produttori italiani cominciano a entrare nel circuito e accettano Gaiax, diventano anche estremamente competitivi con i prezzi cinesi. Senza Certo. perdere potere d'acquisto. Ok. È questo che le imprese devono capire. Capito? Se le imprese comprendono che c'è un rilancio, e poi dopo da lì è chiaro che si risolve anche il problema della disoccupazione, perché se riparto il Made in Italy, la mamma che va a fare la spesa e va al supermercato e su 10 prodotti ne compra 9, compra, non so, le arance della Spagna, questo che venderà, e poi si lamenta che il figlio non trova lavoro. Questo è chiaro che è una conseguenza anche della sua spesa. Certo. Perché, scusa, è perché lavora la manodopera che produce all'estero, non lavora più la manodopera italiana. Quindi per quello che noi abbiamo deciso, ho detto no, questo è come in Italy. Poi se vuoi ti spiego anche come abbiamo pensato di risolvere questo problema. Sì. Perché diventa interessante, perché abbiamo cercato di pensare a questo progetto proprio a 360 gradi, no? Quindi, all'interno sempre del sito proitaly.org abbiamo dedicato una sezione che proprio sono punti vendita Made in Italy. E cosa vuol dire? Se riusciamo a espanderci bene, una volta che avremo la forza di farlo,
apriremo proprio dei punti vendita locali, ma non gestiti da noi, che abbiamo la piattaforma, che abbiamo i piani, gestiti direttamente dai produttori locali, che si uniscono in consorzio, formano dei consorzi, aprono questi punti vendita di produzione locale a chilometro zero, e quindi tutto prodotto locale, anche a basso impatto ambientale, certo, prodotto più, possibilmente più etico possibile. E a questo punto qui, loro, se uno deve andare a fare la spesa, io abito qui vicino a Rimini, no? Ti dicevo, sì, devo andare a fare la spesa, e quindi voglio aiutare i produttori italiani. Solo che ho uno che mi vende le mele a 10 km, uno che mi vende le carote, le barbabietole a 5 km, non ho il tempo di farmi tutto il giro, certo, da e quanto spendo alla fine, e devo farmi tutti questi chilometri, tempo, spesa. Nessuno lo fa, nessuno. Quando capito magari dalle parti lì, mi fermo e prendo un prodotto. Certo. Quando capito. Sì. Le spese principali, tutti andiamo a farle anche per comodità al supermercato, no? Quindi è lì proprio il giochino. Se i produttori locali si organizzano tra di loro e in consorzio aprono un punto vendita Made in Italy, è chiaro che io sono il primo che tutte le settimane vado a fare la spesa lì e faccio lavorare chi lavora il nostro prodotto, le nostre imprese. Chiaro. E quindi si prende tutto l'indotto anche della rioccupazione presso le nostre attività. Quindi siamo noi che tendiamo ad autogestire e a creare un indotto anche non solo di produzione, ma anche di distribuzione del prodotto. Certo. Perché oggi i produttori, purtroppo, ma oggi i produttori vengono anche ammazzati proprio da queste assurde condizioni che gli impongono. Perché la multinazionale, oppure chi ha questi grossi ipermercati, sanno benissimo che loro, smerciando diciamo in proprio la merce, hanno una potenzialità molto molto limitata, quindi questi hanno tantissime diciamo rimanenze in produzione, ci va la multinazionale e gli dice vabbè i pomodori, faccio un esempio, i pomodori che li pago 20 centesimi al chilo, certo, e cazzo, non mi costa quasi neanche raccoglierlo quel prezzo lì, però pur di darlo via che non marcisca glielo do anche quasi sotto costo. Certo, ti costa la piantina, il seme da andare a mettere, ti costa 20 centesimi. Beh, anzi, di più. Se loro si organizzano, Paolo, loro possono dire, ok, la multinazionale me lo paga 20 centesimi al chilo e lo vendono magari 2 euro al chilo, sì, al supermercato. Dice, io lo posso vendere a 1 euro, faccio 5 volte il margine di quello che faccio oggi, certo, e faccio risparmiare il cliente, accetto anche una parte in Gaiax e sopravvivo alla grande. Anzi, poi ho bisogno di persone che vengano a aiutarmi perché poi non ce la faccio, certo, a sostenere questo produttore. Certo. È tutto un Sì, sì, ho capito, è tutto un susseguirsi di... È un effetto domino praticamente, diciamo al contrario, certo, che si rialza, invece che cade, che si rialza. Certo. La cosa che volevo chiederti, scusate, prima hai parlato di Gaiax che vengono dati in regalo alle persone che si iscrivono al circuito. Spiega un po' meglio questa cosa, perché a me di soldi, quando se vado in banca non me li regalano, com'è sta cosa? Allora, che mi interessa. Guarda, con un esempio molto semplice, cioè, allora, tu immagina Paolo, ma questo diciamo è per far partire il gioco, Sì. Ma questo succede per far partire il gioco, perché se il gangster non esiste da qualche parte deve essere creato, no? Allora io li posso creare in due modi, o li creo te li addebito o li creo te li accredito. Allora faccio sempre questo esempio, quando eravamo ragazzini, mi ricordo, giocavamo a Monopoli, chi è che non conosce Monopoli? Certo. Penso che lo conoscono tutti, il gioco del Monopoli. E quindi per iniziare il gioco, se non distribuisci i soldi, come fai a iniziare il gioco? Esatto. Quindi, domanda, quindi giochiamo a Monopoli. Poi magari... Sì, poi magari se qualcuno vuole intervenire, sì, faccio la domanda. E questi soldi, come ti vengono dati? Ti vengono debitati? Seppur la banca, no? Il Monopoli, c'è la banca, lo scatolino che fa la banca. No, ti vengono accreditati, ti vengono dati, no? Poi sì, giochi con gli altri. Ti metti in competizione con gli altri giochi, giusto? Certo. Questo è il concetto. Ecco, tu fai l'ipotesi, oggi viviamo in un Monopoli dove i soldi per giocare ti vengono debitati. Alla fine di tutto il giro, chi vincerà la partita? Sempre la stessa... La banca. Sempre la stessa banca. E tutto quello che ti hai dato lo devi restituire. Certo. E poi non solo. E anche di più. E anche gli interessi. Esatto. No, ti chiede anche gli interessi. Esatto. E gli interessi per ripagare, per loro che hanno dato il capitale, i soldi degli interessi non te li hanno dati, quindi vuol dire che gli interessi sono inestinguibili. Non c'è
non ci sono monete, non c'è moneta sufficiente per pagare sia il capitale che l'interesse. E così siamo fregati. Quindi è Certo. chiaro che, allora, ripeto, adesso cerchiamo di fare il quadro completo, no? Abbiamo spiegato come vengono emessi, abbiamo spiegato tutto, vengono depositati sui conti degli aderenti a circuito una buona quantità di gas per iniziare il gioco, dopo però il gioco deve trovare il suo equilibrio. Certo. Cioè nel senso, se le imprese ripartono, se tutto il ciclo funziona, se tutto va veramente, si crea una bellissima rete all'interno, diciamo, della nostra bellissima nazione, dove ci scambiamo queste percentuali di gas, una parte del gas incassato dalle imprese ritorna nelle tasche di chi lavora per l'impresa. Certo. Quindi va a aumentare di fatto il potere di acquisto delle persone. Se io oggi mi faccio 8 ore al giorno, 40 ore settimanali, prendo 1000 euro al mese, sono 2 figli da mantenere, l'affitto, insomma, che sono promesso proprio sempre in mutande, domani solamente con un 25% di gas in più che mi dà la mia impresa, che incassa poi dai clienti, io prendo già 1250, un 25% in più di potere d'acquisto per una famiglia è già È tantissimo. tanto, sì, certo. E più si accetta Gaia, più questo percentuale aumenta. Quindi andiamo tutti da uno stato di depressione gradualmente verso uno stato di benessere sociale, Certo. collettivo e individuale. La cosa mi piace molto. Questo sono i passaggi da fare. E ciascuno deve fare la sua parte, quel piccolo che può fare la sua parte, quindi con un'iscrizione, cercando di parlare con imprenditori, parlare con amici, parlare con parenti. Cioè, se c'è un passaparola valido, efficace, e le persone hanno capito che questo è l'unico sistema per uscire da questo pantano, perché le vere persone che si devono muovere per uscire da questa situazione siamo noi stessi. Siamo noi, sì, è la Quindi. base, non è il vertice che si muove, è la base. È d'accordo, è d'accordo. Bene, Perché se bene, aspettiamo che lo facciano dall'alto, siamo belli freschi, perché dall'alto hanno creato proprio le condizioni per arrivare a questo punto. E qui già lo dico, ma non è più neanche nascosto, perché ormai lo dicono anche pubblicamente, l'obiettivo che vogliono arrivare è proprio la proprietà privata. Cioè vogliono eliminare completamente il discorso della proprietà privata, e instaurare il grande progetto. Quindi loro puntano a toglierci tutti i beni che abbiamo a disposizione e, facendo fallire le imprese, praticamente assumono il monopolio economico. Una volta che non abbiamo più nemmeno le imprese per ripartire, non siamo morti, non ci eh sì, alziamo facciamo gli più. schiavi a vita, Direi certo. che dobbiamo evitare che questo non succeda prima che il collasso sia totale. Sì, ascolta, allora, tu dicevi che per entrare nel progetto c'è bisogno di un'iscrizione, bisogna fare qualcosa Sì, per far allora. parte del progetto e per cominciare a mettere in moto, per avere i GAIAC, per cominciare a mettere in moto il circuito. Certo, Può siamo entrare avanti. chiunque. Allora, no, abbiamo parlato sia di aziende, sia di privati che di artigiani, giusto? Quindi può entrare chiunque. Ci sono Tutti, vari chiunque. settori, vari livelli o cosa? No, l'importante è che siano persone che fanno Made in Italy. Quindi è chiaro che gli artigiani sono artigiani nostrani che lavorano qui in Italia, quindi Ok. tutte persone che fanno servizi di tutti i tipi. Noi siamo il paese famoso nel mondo per avere un estro incredibile, quindi a livello anche di artigianato, persone validissime su tutti i punti Sì. di vista. Questo l'abbiamo dimostrato nel corso degli anni. Quindi è chiaro che l'artigianato poi va di supporto al discorso commerciale. Quindi non Ok. ci sono nemmeno limiti, Paolo, per le dimensioni aziendali, possono entrare piccoli, grandi, medie aziende, cioè non è quello, non è un limite che noi diamo, ci sono Ok. sia piccoli commercianti che grandi commercianti, purché però siano produttori italiani. Sì. Quindi Questo è anche chiaro. a questo punto anche la casalinga o qualsiasi. Qual è il limite di età per entrare? C'è un limite? Non c'è. Quindi anche un bambino? No, non credo. Cioè, il limite è sempre la maggiorità, chiaro. Ok. Chiaro che qui seguiamo quelle che sono state sempre le normative che abbiamo seguito. Però, a proposito di figli, di bambini, il bello di quello che abbiamo studiato è che una volta che si apre un conto in GAIAX, la stessa famiglia può creare delle utenze al proprio interno. Cioè può dare anche la tesserina GAIAX al figlioletto, può dargli la paghetta settimanale, magari, che ne so, va a comprare
comprare le paste dal farmacia convenzionato, paga anche la sua parte in gas con la sua mini card, diciamo. Sì. Quindi abbiamo pensato proprio di fare un servizio anche proprio alle famiglie. Okay. Quindi, vabbè, sono particolari che vediamo di solito il giovedì, quando ci colleghiamo il giovedì. Mm-hmm. Ok, quindi per entrare, quindi, dicevamo, cosa necessita se io volessi entrare a far parte di ProItaly? Cosa devo fare? Allora, guarda, è semplicissimo, molto più semplice di quello che sembra. È come fai conto di vedere un sito di una banca, cioè il suo sito istituzionale, poi c'è la casellina apri un conto con noi, no? E qui è uguale. Praticamente uno va dal sito sempre solito, ripeto ancora, www.proitaly.org, vai subito nel menu principale che si apre, che è bello di dritto sulla sinistra, iscrizione al circuito, e trovi due tipi di iscrizione, iscrizione privato e iscrizione impresa. Privato si iscrive nella sua, privato che non ha partita IVA, le imprese che hanno partita IVA si iscrivono all'iscrizione impresa. Poi dopo si apre una finestra, c'è un modulo da compilare, con i dati anagrafici, tutto quello che serve, da inserire un documento di identità, conferma e via, l'iscrizione effettuata. Poi dopo, attraverso comunicazione via mail, noi dall'interno, siamo dietro al telefono, avviene tutto il resto, l'attivazione dei profili, alcuni codici di accesso, arriva tutto quello che c'è. Come un sistema home banking tradizionale. Guarda. Mm-hmm. Ok. Però c'è una piccola cosina in più. Cioè? Perché se tu entri in un home banking, quindi un conto online bancario, tu hai solo dei servizi di pagamenti e riscossioni, giusto? Certo. Puoi fare un bonifico, puoi fare questo, allora, oltre a tutte queste funzioni che ci sono anche nella piattaforma GAES, ci sono anche alcune funzioni che neanche hanno le banche, tipo il pagamento con QR code, ma anche queste sono cose che spieghiamo nell'incontro di giovedì. All'interno della piattaforma c'è un'enorme vetrina, una grandissima vetrina di prodotti e di servizi, quindi cosa vuol dire? E dalla propria area privata, personale, quando si entra qui, quando si dà accesso, io posso inserire tutti i prodotti, tutti i servizi che faccio. Allora, per le aziende questo è essenziale. Le aziende fanno vedere tutto quello che fanno, mettono i prodotti. Per ogni prodotto c'è scritto, non so, questo costa 10 euro, a 120% di gas lo paghi 8. Quindi c'è già, uno può già andare a vedere. E però questa vetrina c'è anche per i privati. Quindi se io entro come profilo privato, posso inserire i miei prodotti e i miei servizi. Sono persone che fanno anche delle produzioni in forma privata, hanno dei servizi, si possono mettere a disposizione, c'è chi ha delle competenze, sono artigiani, manovali, sono elettricisti, possono mettersi a disposizione del circuito per fare tutto questo anche in forma privata. E non solo, si possono inserire prodotti privati usati, per dire, ho la bicicletta usata da vendere, la mettono al circuito, quindi diventa un'enorme vetrina polifunzionale, che vuol dire che posso inserire di tutto. Certo. Quindi, digitando le parole giuste, tutti trovano i miei servizi e i miei prodotti. E non solo, trovano i miei servizi e i prodotti, possono selezionare anche l'area dove li sto cercando. Perché io sono di Rimini, mi serve un prodotto usato, qualsiasi cosa, un servizio usato. Sto cercando un falegname su Rimini, metto servizi privati, falegname, zona Rimini, mi viene tutta la lista delle cose che devo. È fantastico, cioè, è veramente fantastico che una banca non te lo mette a disposizione, un sistema del genere. No, esatto, è tutto compreso. Quindi c'hai il sito, cioè non il sito internet come si intende, però nel sito c'è il portale dove tu puoi mettere, diciamo che crei una sorta di sito in qualche modo, o comunque di visibilità, sia privata, sia come azienda, sì, sia come artigiano. Fantastico. Sì, una volta che sei iscritto puoi inserire un numero illimitato di prodotti di servizi, illimitato, perché non abbiamo limiti di spazio nella piattaforma. Ok. E ascolta, per quanto riguarda i GAIAX, ok, si parte da 9.000 euro che vengono regalati, diciamo, inizialmente per cominciare a giocare. C'è un limite di accumulo di GAIAX? No. Allora, in prima fase no. Finché non si è espanso il circuito e non si è costruito una vera e propria rete a livello locale in tutte le località, in tutte le province italiane, perché si può accedere da tutte le province italiane. Quindi non è nemmeno limitato per come aree geografiche, tutti possono accedere. Un domani, per chi ha letto il libro, ci sarà un meccanismo leggermente diverso, in modo da non consentire che si creano, diciamo, delle accumuli di capitale proprio elevati,
che si mantenga però per tutti un livello standard di vita sufficiente, quindi un benessere Scusami, consolidato. Pierangelo, non ho capito bene, il segnale è stato un po' disturbato, puoi ripetere? No, dicevo, all'inizio, in fase iniziale si deve trovare il giusto equilibrio all'interno della piattaforma, quindi cercare di creare rete e quant'altro, quindi non ci sono delle limitazioni. Un domani, dicevo, se quando il circuito veramente sarà forte, sarà proprio a livello locale, in tutte le località, avrà assunto le sue dimensioni ottimali, verranno, comunque, ci sarà un cambio di mentalità nel fare economia, nel senso che ciascuno presterà il proprio talento, cioè le proprie capacità, al servizio della collettività e avrà sempre a disposizione un tot di Gaia, ma qui si parla che siamo già a livello 80-90%, Paolo, quasi 100%, Sì. quando siamo andati completamente in autonomia. Ci sarà comunque un livello di Gaia assegnato a ciascuno per la propria opera che si fa verso la collettività. E cambieranno anche gli scambi, ma ci saranno dei tetti perché si deve evitare a tutti i costi quello che è successo oggi, l'accumulazione di capitali immensi in poche mani. Certo. Ma qui c'è già tutto un programma, adesso stiamo anticipando troppo perché adesso dobbiamo lavorare Vabbè, molto sul far è rete, chiaro, bisogna cominciare adesso ora. Però però tu mi hai fatto la domanda per per cui ti avere. domando, cambierà completamente il modo di pensare di fare economia, cioè tutti Certo. lavoreranno per un benessere collettivo e tutti avranno la certezza matematica di non avere mai più un problema per soddisfare i loro bisogni primari e secondari. Fantastico. Ok. C'era un'altra domanda che volevo farti adesso. Ah, ecco, una persona che mi ha chiesto, ma non c'entra niente magari con il GAIAX, però mi parlavano del SARDEX. Ne sai qualcosa? Cosa Sì. Allora, c'entra? Cosa c'è di simile, di similitudine? O se è una cosa non come dire. sì, posso anticipare qualcosa perché chiaramente abbiamo studiato tanti sistemi alternativi che sono stati improntati nel corso del tempo, no? Il SARDEX è uno, il LIBEREX, lo SCEC è un altro, ce ne sono anche altri che sono partiti, non hanno mai decollato. Principalmente tutti questi servizi, diciamo che venivano improntati, intanto sono stati progettati a livello commerciale e quindi dietro ci sono delle banche e delle società per azioni. Il SARDEX era partito con un ottimo proposito, inizialmente poi dopo è stato un po', diciamo, infiltrato dalle banche locali e se ne è fatto un business con SARDEX. Io ho testimonianze dirette di persone anche SARDEX, persone che conosco, che vivono in Sardegna, che tra l'altro abbiamo fatto una conferenza 2 anni fa in Sardegna dove cominciamo a presentare questo progetto, e testimonianze dirette mi hanno detto sì, sembrava una cosa fatta bene, ma poi alla fine era rivolta solo alle imprese, cioè nel senso le imprese scambiavano questa moneta complementare tra di loro, senza coinvolgere il consumatore finale. Certo. Quindi in questo caso, da un certo punto di vista, è comunque studiato bene, perché le imprese trovavano un beneficio immediato, capito, nella cosa. Sì. Perché dicevano, sì, certo, io se scambio un misto, come facciamo noi oggi, no? In cassa di gas, poi dovrei scambiare con gli altri operatori. Quindi per le imprese c'erano, però il problema che poi hanno sollevato tutti è che le quote di iscrizione erano enormi, andavano in base al numero d'affari. Quindi io ho parlato nello specifico con una persona che presta ogni tipo di servizi, quindi si presta a fare l'idraulico, lui è entrato in un circuito, alla fine gli chiedevano una quota annuale che superava i 4.000 euro. Però. E dice, io ho messo proprio qui. Beh, no, lui dice, io con questa cosa qui manco mi pago i vantaggi che ho avuto nel scambiare con gli altri. Certo. E infatti, piano piano la cosa è andata schemando perché hanno visto che i costi erano superiori a quelli che erano i vantaggi. Per quello che secondo me non ha mai decollato. E poi, secondo motivo che dicevo prima, è perché tu non coinvolgi il consumatore finale. Il Certo. consumatore finale è quello che può partire con loro. E noi abbiamo cercato di sopperire a queste problematiche che hanno avuto altri in fase di partenza e sicuramente non lo facciamo con uno scopo commerciale. Il nostro scopo è proprio tutt'altro. Il nostro scopo è proprio di rilanciare l'economia interna. Chiaro, chiediamo una piccola quota di adesione all'inizio perché i costi li abbiamo e sono anche notevoli, perché per mantenere una piattaforma come abbiamo realizzato ci sono dei costi dietro che vi dico, insomma, sono molto impegnativi. Però è un minimo contributo annuale che ciascuno dà e che recupera immediatamente. Perché se io sono un consumatore, diciamo così, un privato paga 30 euro all'anno, se te vai a fare 2 volte la spesa di prodotti di Togai, se ne sei recuperato.
quindi lo facciamo per dargli un vantaggio, non sempre per fargli questi soldi. Certo. Però con quei 30 euro ci paghiamo tutto l'indotto per tenere sul carrozzone in piedi. Perché, cioè, se noi ci organizziamo tra di noi, o facciamo una colletta, sì, o decidiamo di far pagare una piccola quota di istruzione. Certo. Cosa, no? Okay. Ed è chiaro, Paolo, che io il primo anno tu paghi 30 perché entri nel circuito e prendi i tuoi gas gratuitamente. Il secondo anno, quando ci sarà la rete, io ti posso già fare anch'io, come fanno tutte le altre attività, no? Anche diciamo, io, chi è dietro la piattaforma legale, ci può già parlare di abbassare la quota, portarla a 24 euro e 8 6 gas. Ho capito. Come va con il circuito? Okay. Il terzo anno si cresce ancora meno, quindi come tutte le attività pian piano subono l'euro, anche la quota di iscrizione viene tolta dall'euro e viene pagata in gas. Fantastico. Quindi diventa gratuito, perché il gas arriva gratis. Ok. Non so, io volevo chiedere se qualcuno dei partecipanti ha una domanda da fare. Ragazzi, se volete parlare dovete attivare il microfono. E volevo chiedere una cosa, nel caso si aprisse un conto privato, tra i servizi sono possibili anche le... Io sono una terapeuta, sono una naturopata. E sì. Possono quindi dare anche, offrire dei servizi rispetto a quello che è il mio lavoro? Allora, guarda, Patrizia, vero, qua leggo. Sì, Patrizia, sì, sì. E guarda, ti posso anticipare che le ultime, le proprio approvate stamattina, le ultime 5 istituzioni sono tutte nel tuo settore. Ah, bene. Già, sì, sì, anticipo già, perché abbiamo veramente tantissime persone che sono sensibili a questo circuito, che proprio in naturopatia. Quindi c'è scritto una persona della Sicilia proprio ieri, che l'abbiamo provato stamattina, quindi c'è molto movimento proprio nel vostro campo, lo devo dire, perché siamo molto contenti della risposta che arriva. Quindi tu puoi inserire all'interno del circuito tutti i servizi che tu fai nel tuo campo. Sì. Okay. E quindi io dovrei inserirmi però come privato o come impresa? Allora, guarda, questo è il consiglio che diamo tutti, naturopati, per quelli che si occupano anche, diciamo, di chiamiamola, diciamo, salute e benessere complementare, no? Ti dico un po' come l'abbiamo impostato in questo modo, perché allora diamo una doppia possibilità. Allora, li facciamo iscrivere al circuito come di forma privata, e quindi loro, sì, diciamo, hanno quei gas, hanno il loro conto corrente, poi gli diamo l'opportunità di entrare in un portale, perché dal sito c'è un portale che si chiama Uniti si può, e lì possono inserirsi come aziende, e lì il servizio glielo diamo gratuito, perché loro stanno facendo proprio un lavoro, voi fate un lavoro ottimo per quello che riguarda la salute e il benessere generale, che è anche un po' contro i principi dei protocolli sistemici, diciamo, ecco. Sì. Quindi vediamo che questa opportunità avete un conto di tutto il vostro conto privato, quindi con il GAIERS di arrivo, però le portale Uniti si può, vi diamo la visibilità in modo che le persone che cercano soluzioni nel campo della salute e del benessere hanno tutti i vostri riferimenti. Per esempio, tu non so che zona sei, per esempio. Allora, io sono in Sardegna, infatti sono sarda, sono in Sardegna, sono in questo momento sono a Olbia. E mi avevano proposto molti anni fa il Sardex, però siccome sono molto istintiva, a istinto, ho detto questa non è una cosa che può riguardarmi, e quindi mi avete confermato adesso, diciamo, che il mio istinto era quello che mi stava già dando l'indicazione. Purtroppo è una questione di costi, sai, perché comunque sì, non era forse, possibile per me, sì, per me, Patrizia, forse è ancora molto conveniente il Sardex per chi ha dei grossi volumi, per le aziende che hanno dei grossi volumi e riescono poi a scambiarlo, quindi a quel punto ti dici va bene, 4.000 euro di iscrizione, in base al volume che ho, sì, sono tanti, però li recupero più facilmente perché il mio volume d'affari è enorme, quindi per me 4.000 è una sciocchezza, è una riccia, vista così proprio coi conti e la mano. Per noi, ecco, per noi non è possibile. No, è fatto. Come ti ho detto prima, hanno subito, diciamo, i saldi, soprattutto le piccole e medie, piccole imprese, medie ancora, ma piccole hanno subito proprio questo impatto del Sardex, e i consumatori non hanno ricevuto nessun vantaggio. Quindi io posso procedere all'iscrizione e poi passo per passo trovo tutte le indicazioni. Ti assistiamo 100%, puoi venire all'incontro il giovedì dove tutti i giovedì spieghiamo come funziona il circuito, come si caricano i prodotti, i servizi, facciamo proprio un'esposizione proprio tecnica di come funziona il circuito. Okay, facciamo vedere con prove a mano. Sì. Quindi il consiglio che ti posso dare, Patrizia, è aprire un conto privato,
finire, e accendere la portale, c'è scritto nel menu un portale, un si può, accendi lì e inserisci tutti i tuoi servizi anche lì, in modo che siano visibili anche come impresa, ecco, in quel parte di due cose, con solo pagamento dell'iscrizione privata. Ok, perfetto. Quindi il pagamento lo faccio, adesso sto vedendo già il sito, vado con apri conto privato e poi invece mi iscrivo a un IntiSiPo. Esattamente, nel settore salute e benessere. Esatto, perfetto. Ad esempio Paolo che mi sta intervistando, lui l'ha fatto così, cioè lui ha la scuola di respiro, quindi anche lui si occupa del settore salute e benessere, ha fatto la sua iscrizione come privato e ha fatto poi l'accesso al portale di IntiSiPo. Esatto. Perfetto, grazie. Prego. Chiarissimo. Sì, nel... Grazie. Ok, nell'iscrizione è necessario mettere il nome cioè il numero dell'operatore? Del promotore? Del promotore? Allora, nel caso in cui le persone vengono invitate, allora, un'altra cosa che adesso diciamo, che nel momento in cui uno fa l'iscrizione, nel momento in cui procede al pagamento, diciamo, della quota annuale, automaticamente, facendo il pagamento, entra anche nel portale dei promotori. Quindi, se vuole, poi può promuovere il circuito e anche lì, comunque, diamo delle commissioni, perché chiaramente uno fa un lavoro extra, supplementare, è giusto che poi c'è chi lo può fare a tempo pieno. No, intendevo, scusami Pierangelo, intendevo, se lei adesso si iscrive, deve mettere il nome del promotore che l'ha invitata ad iscriversi? Se ha un promotore, sì, se c'è un promotore, okay. Sì, se no non mette nulla. Ok, no, a me l'ha indicato una mia cliente. Ok. Sì, guarda, faccio vedere, se vuoi condivido un attimo lo schermo, qui si vede. Perfetto. Condivido Paolo? Sì, va bene. Allora, condivido un attimo, perché così magari la domanda di Paolo si capisce meglio. Allora, qui siamo nel sito, faccio vedere, no? Dovreste vedere il sito? Sì. Si vede. E qui parlavo prima, perché qua devo rimpicciolire, ok. Allora, qui dal sito, vedete, qui come dicevo prima, c'è l'iscrizione unica, si può riservare solo a situazioni, gruppi che si occupano di tematiche particolari, tipo salute e benessere, come diceva prima la partita. E qua c'è l'iscrizione normale, e poi aspetta, dove era quello che guardavamo? Che domanda mi avevi fatto, Paolo? Per l'iscrizione, se quando si iscrive ha bisogno di mettere il numero del promotore. Allora, aspetta, apre conto privato, qua quando si apre la casellina, questo è proprio il portale dell'iscrizione, al circuito, quindi proprio la mappa dell'iscrizione, ci sono i dati sensibili, viene messo tutto, qua c'è una casellina qua sotto, non so se la vedete, presentato dal promoter, sì. E qui è chiaro, se io sono quello del circuito e invito una persona a entrare nel circuito, quindi sono promotore a tutti gli livelli, insomma, quindi percepisco anche le mie giuste e meritate provvisioni per far iscrivere le persone, faccio mettere il mio codice promotore qua dentro. Quindi nel momento in cui le persone partecipano al circuito, tutti sono potenzialmente promotori. Quindi è chiaro che se l'invito è stato fatto da uno specifico ordine che ha detto guarda, inizio a iscrivere il circuito, metti il mio codice promotore che è il 48, il 52, il 103, quello che è, lo metti qua nella casellina. Quello che sistema funziona. Noi quando riceviamo l'iscrizione vediamo che c'è stato presentato da un promotore. Nel caso che guardavamo adesso, dunque, aspetti che qua sotto quella condivisione, se no non vedo voi. Nel caso di Patrizia, se diciamo, la persona che l'ha invitato non è già all'interno del circuito, non ha già, diciamo, non è promotore, chiaramente non gli ha dato nessun codice e lei non metterà nulla. Perfetto, sì. Sto vedendo adesso. Ah, ok, no, ho già visto. Ci sono terapie olistiche alternative. Già visto. Esatto. Grazie. Okay. Esatto. Grazie. Abbiamo cercato di specificare bene, Patrizia, proprio le attività sì. Per essere chiari. Sì, io penso che farò, cioè come finiamo, poi farò l'iscrizione perché voglio contribuire e vediamo un po' come va. Per cui sì. Inizio. Patrizia, puoi invitare i tuoi clienti, insomma le tue persone, comunque a partecipare al circuito di puoi fare tu da promotore, capito? Ok, perfetto. Quindi a questo momento lì... Voi parlate anche di ecovillaggi, scusa se apro chiudo una parentesi piccola, ho capito allora, male. Sì, allora gli ecovillaggi li abbiamo sempre inseriti nel portale, quindi si può.
e adesso ne abbiamo già inserito uno che è qua proprio nella zona limite di cui ho parlato, perché sono quei villaggi che sono anche produttivi, no? Cioè non solo fanno le cose per sé, quindi fanno un'autosufficienza, ma poi magari hanno anche dei prodotti in più da proporre alle persone esterne, no? Quindi dove sono io qui a Rimini, c'è un villaggio che fanno anche ogni tanto il pane, vendono le arance, quindi hanno diverse attività che fanno. E quindi loro li inseriamo e accettano Gaia anche loro di situare. Ok, grazie. Qui in Sardegna... Di quello che fanno è un po' che loro chiamano in più e facciamo conoscere anche... Scusami, Pierangelo, ti perdiamo. Ti abbiamo perso. Sì. Sì, lo so perché... Aspetta che... no, aspetta, ho il telefono che suona e è ferito un attimo. Ok, ho chiuso. Quindi sì, è un servizio che diamo anche per questa realtà, che oggi sono 150 in Italia, che sono gli ecovillaggi, e quindi siamo interessati a far conoscere le persone che sono anche questi punti dove hanno tante cose che producono all'interno e magari quindi, quando uno sa che ce l'hanno vicino alla sua zona, può andare a trovare e vedere se ha delle cose interessanti da acquistare. Posso chiedere un'ultima cosa? Qui in Sardegna ci sono state già abbastanza adesioni? Andiamo un po' a zona, ti dico la verità. In Sardegna c'è qualcuno, però considera Patrizia che comunque siamo partiti da pochissimo, quindi è una cosa molto 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 recente. Ce ne sono. Non siamo, però non è una delle zone che ancora siamo maggiormente sviluppate, te lo dico subito. Siamo forti già nel Trentino, in Sicilia, sono partiti perché abbiamo avuto una situazione che ha spinto molto, sta spingendo molto, che stanno entrando tante persone dalla Sicilia, però in Sardegna c'è qualcuno, cioè, però al momento ancora la rete bisogna costruirla. Sì, diciamo, stiamo muovendo i primi passi praticamente. Sì, sì. Ecco, un'altra cosina, Paolo, sì. Se vuoi ne parliamo, quella della notifica. Te la stavo per chiedere, guarda, quella della notifica. Posso dire una cosa ai partecipanti, se... Non avete il numero del promotore, se magari mettete il 50, e in questo caso sì, 50, giusto, che è il mio. Almeno facciamo entrare qualcosa. Grazie. E quindi per la notifica, questa cosa importantissima della notifica, che mi sembra veramente importante, se allora, puoi spiegarla sempre al bambino di prima, che gli devi spiegare cosa significa. Sì. Beh, guarda, oggi sì. Vabbè, oggi non è che io lo stia a dire, a ripetere, il problema che hanno in casa le imprese e di conseguenza le famiglie sono un enorme indebitamento che ha raggiunto proprio dei livelli insostenibili, no? Su tutti i punti di vista. Quindi abbiamo imprese che falliscono, sommerse dei debiti, famiglie che ormai non riescono più a sbarcare il lunario, magari hanno debiti da mantenere, quant'altro. Quindi oltre al fatto di costruire un nuovo sistema, abbiamo il problema dei debiti. Quindi abbiamo pensato di risolvere questo problema dei debiti attraverso una forte notifica che abbiamo presentato a tutte le istituzioni nazionali e internazionali, quindi anche nello specifico enti monetari, BCE, Fondo Monetario Internazionale, Federal Reserve, Banca d'Italia. Quindi siamo andati a fare una notifica molto forte in cui abbiamo detto nella notifica, e abbiamo dato 30 giorni di tempo per rispondere, noi abbiamo notificato, cioè non è che abbiamo chiesto. Perché il problema che si pone sempre spesso è che ci hanno abituato a chiedere l'elemosina, no? Cioè vai in piazza, protesti perché voglio questo, voglio quello. Noi abbiamo notificato. Messo. Noi, i guys, lo trattiamo così. Tu mi devi formulare un diniego entro 30 giorni, che io non lo posso fare, e me lo devi motivare. Poi è chiaro che lì è stata studiata con avvocati, è stata studiata a livello giuridico nei minimi particolari essenziali. Tutto quello che ci poteva essere dentro l'abbiamo messo. Molto semplice, una critica semplice, non complicata, con paroloni, però molto semplice, intuitiva e anche che si può capire praticamente anche da chi è un neofita sull'argomento. E quindi abbiamo detto, il GAES è creato da uno strumento, da un ente internazionale monetario indipendente, e infatti è così, che è proprio la Kenya, che viene tutto generato da un ente svizzero, quindi abbiamo anche per stare fuori dall'Italia, non abbiamo subito i problemi. E abbiamo notificato che il GAES viene messo per scambi, compensazione di scambi commerciali, compensazione di pagamenti sull'energia, che sono tutti diritti umani,
e soprattutto in remissione di posizioni debitorie contratte anche in altre valuta, e lo chiaramente ci riferiamo all'euro. Quindi una cosa molto forte di cui tra un po', adesso siamo, sono al vaglio le procedure che stiamo portando, quindi anche lì stanno visionando avvocati, chiaramente non parlo di nomi perché cosa molto delicata, però stanno cercando di, insomma, penso che nel giro di una ventina di giorni avvieremo anche le procedure per far estinguere sulla carta, cioè nel senso attraverso questa notifica accettata, quindi sono deposti 30 giorni, non hanno accumulato nessun diniego, quindi è stata accettata per tacito assenso, per cui se il tacito assenso vale per noi, a maggior ragione vale per loro. Ma sarebbe il contrario, scusami Pierangelo, se vale per loro vale anche per noi, non se vale per noi vale anche per loro. Beh sì, forse ho fatto sì, ma questo è formulato bene anche nella, se uno si legge la notifica dal sito, per esempio notifica validazione gas, c'è tutto il testo di quello che è stato presentato, e quello, quel discorso lì un po' che io ho avvertito è specificato bene, come va detto proprio esattamente anche a livello giuridico. Perché a un certo punto li abbiamo messi con le spalle al muro, perché vi hanno detto se enti privati si arrogano il diritto di emettere monete e debitarle alla collettività, allora lo può fare qualsiasi ente privato monetario, che si definisce monetario. E quindi se voi formulate un diniego per noi che emettiamo il GAES, automaticamente avete formulato anche un diniego, è automatica la cosa, per chi lo fa come ente privato, che in questo caso è la BCE. Le persone non lo sanno, ma la BCE è un ente privato, perché è posseduto da tutte le banche commerciali. Le quote della BCE sono delle banche commerciali, Banca d'Italia ha la sua quota, e tutte le banche partecipate quelle delle banche commerciali nazionali. Quindi, quindi abbiamo pensato che cosa ci possono rispondere. Ci dicono di no anche a loro. E quindi si vanno a invalidare tutti i contratti stipulati in euro e tutti i debiti che ne sono sorti. E quindi praticamente è come se il debito fosse autoestimo. Se invece non ci dicono nulla, automaticamente per tanto senso noi andiamo avanti con le procedure. E andremo avanti con le procedure. E finora nessuno ha aperto bocca? Come? Finora nessuno ha aperto bocca? Non è arrivata nessuna comunicazione contraria? No. Adesso poi se arrivano qualche risposta, ora sono fuori termine. Sono fuori termine, certo. Okay. Sono scaduti il 4 marzo, sono scaduti 30 giorni. Perfetto. E quindi, niente. Noi, connessione, aspetta, Ti sentiamo. Ah, ok, perché mi è andato lì un attimo. Ok. Ti vediamo anche da un po' di lì, sei tornato visibile anche, quindi. Ah, ok, bene. Quindi queste... Allora, una cosa che teniamo a dire è che con la quota di iscrizione annuale si ha diritto anche gratuitamente all'avvio di questa procedura. Quindi questo è già detto, poi dopo ci saranno dei loro sviluppi che poi andremo ad approfondire di volta in volta. Questo è il succo, perché mi ha detto, per creare un nuovo sistema, cercare di passare da questo sistema capitalista gradualmente per un altro sistema, non ci vuole solo un buon attacco, che il buon attacco è lo scambio del GAES, ma ci vuole anche un'ottima difesa, che è quello di andarsi a difendere dalle condizioni debitorie che si sono contratti. E quindi, ripeto, come ogni iniziativa che si fa, se c'è partecipazione popolare in quello che si fa, diciamo che il successo è quasi garantito, perché poi si fa consuetudine sulla cosa, come che mondo è mondo, la consuetudine poi diventa legge. Poi è chiaro che se queste procedure vengono presentate tra 5 persone in Italia, diventa un po' difficile. Non può avere seguito, ecco, quindi... Io penso che siamo, a livello generale, a livello diciamo collettivo generale, siamo veramente arrivati, non abbiamo ancora toccato il fondo, se non reagiamo ce ne sarà ancora molto peggio di quello che c'è, però se cominciamo a reagire insieme tutti uniti si cominceranno a vedere delle inversioni di tendenza, ma dobbiamo essere noi a crearci, purtroppo nessuno lo farà per noi, certo. Nessuno. Ascolta Pierangelo, ognuno col suo piccolo, non ci sono rischi di nessun genere, perché partecipare al circuito scambiando una percentuale in gas è previsto dal codice civile, abbiamo messo anche i riferimenti sul sito, quindi non c'è nessun rischio imprenditoriale di nessun genere, diciamo che i circuiti operano in questo senso, quindi problemi non ce ne sono mai stati, quindi questo, e gradualmente piano piano. Ok, ascolta Pierangelo, volevo sapere se qualcun altro ha qualche domanda da fare.
Avete qualche domanda, ragazzi? Volevo sapere, tutte queste informazioni, no? Che ci hai illustrato finora, dove posso trovarle, magari anche per iscritto? Prima avevi parlato di un libro, mi è sfuggito che, di che libro si tratta all'inizio quando. Certo. Vuoi, Claudio, se vuoi, Paolo, condivido ancora, così Sì, mi faccio ok. sapere se ci metti. Che la cosa migliore è sempre la condivisione, per capire. Sì. Allora, aspetta. Claudio, ti chiami, vero? Sì, Sì. Claudio. Allora, Claudio, guarda, quando posso sapere. Allora, intanto sempre dal sito che dicevo prima, quindi è tutto lì contenuto, anche le informazioni che ho dato. Sono tutte spiegate anche all'interno del sito, Ah, è ecco, è sempre dentro corretto. questo. Non È capisco. www.provincia.org, vedi, questo sito qua. Quindi tu, una volta che entri nel sito, vedi questa maschera qua, no? Quindi sei qua. Ah, Quando scorri ok. giù, vedi, io scorro giù, adesso vado giù col mouse, vedi, vado giù, qui Ah, spiega come ok. spiega come Ah, funziona il vabbè. circuito. Ecco, qui ti dice quello che dicevo prima, cosa dice la rete. Le norme, qui ci sono altre informazioni, approfondimenti sul circuito. Qui vedi, qui sotto, omaggio per te il libro, vedi questo? Ah, ok, va bene. Vedi, clicchi Ok, va qui, bene. esatto, clicchi qui, ti si apre una finestra qui, dove dice scarica, vedi qui, fa e scarica il PDF. Quella foto la puoi andare Va bene, grazie. Fantastico. a leggere. Prego, C'è prego. qualche altra domanda, ragazzi? Nessuno che ha domande? Chi tace acconsente dicono. Sì? Quando non ci sono domande, o è tutto chiaro o niente è stato chiaro. Ok, va bene. Allora, Pierangelo, se non ci sono altre domande, io direi tu hai qualcos'altro da condividere, da dire? Sì, direi che abbiamo fatto un'esposizione, no? Come dicevo prima. Anche ai presenti di oggi, magari noi tutti i giovedì alle 21 facciamo una presentazione come dicevo prima, con prove pratiche, facciamo vedere tutto come si può muovere all'interno della piattaforma una volta che ci si è iscritti e facciamo una presentazione generale proprio facendo vedere, toccando con mano, perché ci sono tantissime altre funzioni di cui adesso non sarà nemmeno il tempo di No, parlare, vabbè, ma adesso no. veramente. Sì, ma è completa sotto tutti i punti di vista, quindi insomma, abbiamo lavorato per anni, quindi nel caso di fare un buon lavoro. Ok, la cosa che volevo dire, allora, che adesso praticamente la piattaforma, il sistema, tutto è partito praticamente, quindi è completo. Manca soltanto la moneta cartacea che un giorno verrà, come mi hai accennato tempo fa. E un giorno avremo anche la moneta carta, però per il momento è tutto pronto praticamente, quindi si può fare qualsiasi cosa. Sì, perché il sistema vuole fare anche questo, vuole togliere la carta e pian piano dobbiamo cercare di rimetterla, cioè di mantenere quella parte lì. Perché Ok. con la carta chiaramente non vuole solo i contatti, perché così tutto tracciabile, essendo tutto tracciabile, siamo completamente controllati anche quando compriamo lo spillino dall'amico. Certo. Quindi non ci sarà più nessuna possibilità, nemmeno. Allora oggi molte attività si sono salvate, tanto diciamo chiaramente non c'è un problema perché si sa, si sono salvate facendo quel po' di nero, perché era impossibile pensare che potessero sopravvivere pagando tutto quello che abbiamo pagato. E domani quando si toglieranno i contanti, anche quel po' di sopravvivenza per cui ci potranno concedere sarà completamente, non si potrà più fare, perché Certo. tutto è tracciato, ogni operazione è tracciata. Quando fare un controllino attraverso il tracciamento è perché. E questo, vediamo subito. Perfetto. Non c'è nessuna possibilità di sopravvivenza da nessun punto di vista. Ok, c'era qualcuno? Paolo, Sì. se permetti, posso dire due parole? Certo, Posso? vai Luciana. Volevo suggerire ai partecipanti, se hanno bisogno di qualche informazione in più, di chiedere l'iscrizione, se non sono già dentro, al gruppo Facebook, dove ci sono diversi album dove potete trovare
trovare molte informazioni e tutti i video dei giovedì, quindi con tutte le informazioni che man mano diamo a chi fa parte o non fa parte del circuito. Quindi vi suggerisco, se lo desiderate, di chiedere l'iscrizione al gruppo Facebook. Proitali si chiama semplicemente. Perfetto, grazie mille Luciana, preziosissimo questo intervento. Ok ragazzi, se non avete altre domande... Stai dicendo qualcosa, Pier? No, dicevo, ringrazio Luciana perché tante cose che magari abbiamo fatto in questi giorni, in questo periodo, e poi insomma, con uno staff di promotori veramente validi si è creato, c'è molta affinità tra noi. Magari ci si dimentica sempre qualcosa, ma veramente ci sono tanto in questi giorni. E siamo contenti perché una certa risposta sta arrivando. Oggi ho avuto un contatto con una persona che si occupa anche di argomenti diversi, autodeterminazione, e comunque questi sono strumenti giuridici per uscire un po' anche dalla gara del sistema a livello giuridico, e lui ha molti contatti anche di molte imprese, si è iscritto subito a portare si può, per tutta la sua collaborazione, quindi vedo che da tanti, diciamo, in tanti campi c'è una presa di coscienza che veramente è arrivato il momento di fare qualcosa più insieme. E quindi molti vecchi contatti si stanno avvicinando a quello che è il lavoro iniziale, quindi insomma ci si muove. E quindi abbiamo fatto molto lavoro anche di condivisione, perché stiamo cercando, diciamo, di portare le persone dentro queste chat che abbiamo creato, che diceva prima Luciana, in modo da creare quella condivisione, perché tanto si fa tutto per il bene di tutti. Quindi ripeto, come ho detto all'inizio, poi le persone capiranno quando sono dentro, ma noi ci si muove proprio con il concetto che ProItaly è di tutti, non ci sono capi, non ci sono padroni. Un domani la piattaforma è pensata per essere gestita a livello locale, in completa autonomia, chiaramente ci saranno dei controlli all'esterno per vedere che tutto può funzionare, come deve funzionare, però il progetto prevede proprio di arrivare ad attivare tutte queste, ogni provincia è un'area della piattaforma, già lo è, già è stata impostata così, ma un domani veramente persone etiche, persone affidabili assumeranno il controllo della zona e opereranno proprio in loco, perché ogni zona conosce bene meglio degli altri le sue problematiche. Quindi daremo autonomia alle persone che funzionano la piattaforma e che riescono di portare avanti il progetto nella loro zona. Quindi questo per dire che insomma si fa con uno scopo che è completamente tutto. Bene. Un'altra cosa volevo aggiungere, se posso, certo. Trovate anche dei gruppi Telegram regionali, questo per rispondere a Patrizia che diceva chi c'è poi. Una volta che ti iscriverai, Patrizia, sarai automaticamente inserita nel gruppo regionale dove partecipano solo gli iscritti e quindi troverai quelli che ci sono nella tua zona. Ok, quindi anche comunicare tra loro, anche motivarsi a vicenda, perché credo che sia anche importante quello in questi primi momenti che sono i più difficili, quelli di far crescere la piattaforma, quindi anche mettersi in contatto nella zona, motivarsi a vicenda può essere d'aiuto, magari tu sei più carica, un'altra lo è meno e vi date una mano a vicenda, perché siamo tutti una cosa sola, se vogliamo crescere dobbiamo darci da fare. Grazie Luciana. Grazie Luciana. Ok ragazzi, grazie. Allora io direi che a questo punto, se non ci avete altre domande, possiamo chiudere qui. Il bambino mi sembra di aver capito qualche cosa da bambino. Spero che anche gli altri abbiano capito, che sono più intelligenti di me, di aver capito qualcosa in più. E spero che anche quelli che guarderanno il video in futuro, in seguito, comprenderanno quello che c'è dietro. E allora ricordo intanto Pierangelo Spazzoli di ProItaly, www.proitaly.org, e che ci ha spiegato tutte queste preziose informazioni al momento, e qui dietro il controllo è sempre attivo, come sentite il messaggio subliminale. E io sono Paolo Cericola della Scuola di Respiro, scuoladirespiro.org, ci trovate in giro, oppure ci potete contattare anche come non so, Pierangelo, tramite il sito, poi lui è contattabile lì tramite il sito e tante altre cose.
E per chi vuole contattare me, info@scuoladirespiro.org, e per qualsiasi domanda siamo a disposizione. E quindi ringrazio di aver tutti i partecipanti di essere stati qui, di aver ascoltato. E grazie a Pierangelo per aver fatto tutta la spiegazione. Grazie a Luciana per il supporto tecnico e anche per l'ultime due chicche. E arrivederci, a presto. Grazie a tutti. Ciao Ciao a tutti, ciao. grazie Paolo. E grazie a te, Paolo. Grazie.